La verità è che a casa mia è iniziato a fare un freddo abissale, non so per quale motivo, e sto indossando il maglione più antisesso della vita. Però sti cazzi, almeno ho caldo, grazie a Dio. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ e oggi siamo tornati su Happy Wheels. Che tra l'altro adesso che ci penso era un paio di settimane che non lo facevo, ormai alterno tra Happy Wheels e Yandere Simulator, riuscirò a fare un gameplay decente almeno una volta in uno dei due. Vabbè, lasciamo perdere, Escape the Box, partiamo subito che sennò col cazzo che faccio gameplay decenti. Cos'è sta roba? Come fa? Ah! Se, vabbè! Come dovrei uscire da sta roba? Ma spiegami! Frate, allora, non so che scuola hai fatto, roba del genere, però in teoria si studiano le proporzioni nelle cose. Come cazzo ci passo io là dentro? Ma neanche con 800 bottiglie di vita snella entro in quel buco. Ho capito adesso perché sono poco studiato. Quindi devo far passare tutta la scatola fuori? Mi spiegate perché io sto giocando a sta roba soprattutto? Qual è il mio problema? Ce l'ho quasi fatta, ragazzi. Cioè, praticamente io devo spostare tutta la scatola fuori. È la cosa più geniale che io abbia mai visto. Cioè, vabbè, ho fatto. A me figa, soldi e tutto quanto, grazie. E magari anche una gamba nuova se vi avanza. Survive Butter Rain! Sopravvivi alla pioggia di bottiglie? È il mio culo che mi para dalle bottiglie, ragazzi. Il culo di ferro. Questo era comunque un livello molto più intelligente dei soliti che faccio. Hit the box! Ce l'abbiamo, ragazzi, con le scatole in questo episodio. Non so perché, ma va bene. Ok, beh, no. Cosa cazzo ho fatto? Ma perché? Ma qual è il problema che non riesce a centrare le scatole, santo Dio? Io ho carenza di livelli che mi interessano. Executioner Rampage? What the fuck? Beh, bello. Il tipo è un figo, raga, complimenti. Immaginatevi che il tipo sia vostra nonna. E immaginatevi che alla fine del livello ci siate voi. Prima di iniziare il livello, chiamate vostra nonna e dite: "Nonna, ho aperto il frigo e non c'è niente da mangiare." Questa è la reaction. Quello credo fosse un nipote di passaggio, perché se non si bloccherebbe neanche una volta la nonna. Comunque, è una strage, ma non ho capito il perché di questa cosa, ma ok. La Madonna! Ecco, in realtà voi eravate quello, raga, purtroppo. Che non è che stavate messi male a livello di cibo, però. Ok. Bottle Flip Extreme 2. Proviamo sta roba, ragazzi, giusto per capire se ne vale la pena, ma a quanto pare. Non ne vale la pena. Gioco di merda. Sword Throw Haters. Ma come? Ci sono gli haters in questo episodio di Happy Wheels. La ex moglie! Quindi la mia ex dovrebbe essere un mio hater. Non credo. Forse le mie prime, non questa. Va bene. Kid Killer. Ah, sì, quello è l'hater medio in realtà. Gabe Newell. Ok. Il tuo insegnante. Ma dai, mica, tra l'altro ci somiglia anche adesso che ci penso. Cosa stai facendo, prof? Sapevo che era un porco maniaco. Ok. Va, dimmi che cadi, dimmi che cadi, dimmi che cadi, dimmi che cadi, dimmi che cadi. Dimmi che cadi. Perfetto. Ok. Allora, prossimo. Cheater. Bene, ho vinto. Non capisco il senso di sti livelli, ragazzi. Ma chi se ne frega? Andiamo avanti. The No Wi-Fi T-Rex. Ah, sarebbe quello che. No, aspetta, fermi. Geniale. Sarebbe tipo. Ah, io per farlo saltare devo cliccare lo schermo. No, vabbè, fantastico. Questo in realtà, ragazzi, è la scher. Non so se mi è mai successo, ma è la schermata che compare quando Google Chrome non ha internet. Bellissimo. Non ha un senso, ma va bene. Thanks for playing the demo. Beh, prego. Slow-mo Harpoons. Ecco, io ho bisogno di ancora più ralenti per capire che cosa sta succedendo, se no non riesco a muovermi. Ma come cazzo si fa? No, raga, ma è impossibile. Cazzo, ma è impossibile vincere, mi becca in testa. Ma tu cosa ho schivato? No, vabbè, non ci credo. Sono morto, ma come sono morto? Perfetto. Oh, sono vivo, stavolta sono vivo, stavolta sono vivo. Sono sicuramente vivo. Virus Installer! Se non ci credi, ok, va bene. Raccomandato in schermo intero, no? Io sono Trasgre. Cosa vuol dire Virus Installer? Non ci posso credere. Congratulations, you won a free laptop. Click here to get started. Ok, ho vinto un laptop. Cosa c'entra una tipa mezza nuda? Non l'ho capito, ma va bene. Cos'è? Mi hai installato un virus del mio livello. Preparati per vedere.
Forse da tanto tempo il livello più bello che io abbia mai visto. Da tanto, non faccio un livello così. Capra Romania! Livello di Capra Romania! Pogo Fight Hard! Grazie, Capra Romania! Siamo ritornati, Borgat Roya! Motherfucker! Cosa sto facendo? Incredibile! Romania, portami via! Vi spiegate perché si chiama Capra Romania sto livello? Chi è che l'ha chiamato Capra Romania? Bene. Ok. Italiani, vi piscio in bocca! Fanculo, lo sapevo. Capra Romania. Vabbè, sti cazzi, Capra Romania. Penaliti kick soccer. Proviamo a vedere. Bello. Oddio, Zaza. Uguale. Vediamo se riesco a fare la stessa cosa che è riuscito a fare Zaza ai mondiali. Molto meglio. Allora, li mortacci mia. Come ho fatto? Penaliti kick. Vai. Oh, non gli spacco tu. Bravo, bravo. Minchia, ho anche rischiato di segnare. Non si sa come. Come ho fatto a fare sta roba? Cos'era? Oddio! No, non mi dire che si è fermato così! No, non ci voglio credere, ma veramente! Ah, ma quindi devo tirare con barra spaziatrice, ho capito, non avevo capito. Oddio! Oddio! Che gol! Fantastico! Basta, il rigore più bello della vita, voglio farne un altro. Minchia! Bellissimo, no, vabbè, dai. Però dovete star calmi, ma proprio calmi. Rob Swing Games? Cosa vuol dire Rob Swing Games? Porca Eva, magari non mi faccio domande gioco. Che dite? Drop down here. Ball throw? Ah, ok. Perfetto, bravo zio. È esattamente la posizione della ball throw questa. Non avere dubbi. Probabilmente mi aveva anche scritto di fare attenzione a come finivo giù, ma io sono trasgre e non lo ascolto. Bene, anche questa è una bella posizione da ball throw. Mi manca una gamba, non ci arrivo. No. Ma cosa? È scemo. Ok, bene, perfetto. Cos'è? C'ho ancora una palla io. C'è ancora una palla, prendetevela. Cos'è sta roba? Santo Dio. Bellissimo. Guarda, sono 130 episodi che faccio Happy Wheels, ma ancora non sono iscritto, ma ti metterei 5 stelle solo per l'idea. Impossible 87%. Oh, facciamo un impossible che da una vita non ne faccio uno. E ci sarà un motivo. Che dite, spiedino di teste? No? Va bene. Porca Eva! Non ci credo! Come cazzo ho fatto a morire? Ma come ho fatto? Era arrivata la fine! Non è possibile! Ma quanta sfiga! Ma dai! Porca vacca! No, raga, io non ho parole. Ma come si fa a morire così? Non è per caso il livello più sfortunato che ho fatto negli ultimi 130 episodi? Cioè, praticamente ho finito il livello, ma muoio lo stesso. Cioè, sarebbe dovuto andare così tutte le volte, però non so come non è andata così. Vabbè. YouTuber's Life! È vero, posso confermare. Tutte le giornate degli YouTubers iniziano con un vetro in testa. Crea uno YouTuber! Come? Let's go! Scegli un cappello. Questo. Cerco di fare lo YouTuber più simile a me, ragazzi. Quindi facciamo una roba abbastanza decente. Ottima scelta, grazie. Chiusa skin. Non sono razzista, ma io sono veramente una mozzarella. Non riesco. Ah, ok. Wow, amazing! Perché se ero nero mi dicevi, ah, nigga? Questo gioco è razzista. Choose a clothing! Lo fanno apposta. Poi alla fine, al risultato finale, vediamo se sono simile abbastanza, va bene. Scegli le views e gli iscritti, ma cosa? Ovviamente uno si va a scegliere 2300. Certo che uno sceglie l'ultima, sono convinto. Io sono esattamente la via di mezzo tra sti due, però non c'è. Quindi scelgo il mio domani. Ok! Bello! Guarda, sono io. Non c'è dubbio. Adventure Forest. Che animazione bella. Degna dei film più famosi al mondo, tipo Avatar. Bello. Cos'è? Aia, non è mai una bella giornata quando prendi un tronco in piena faccia, però ok. Dove stiamo andando, tra l'altro? Non facciamoci domande, basta che facciamo i backflip. Meno male che ho vinto perché la situazione era messa leggermente in modo tragico. Però vabbè. Escape the Maze, ragazzi. Facciamo l'ultimo. Vediamo se è una cosa decente. Vabbè. Ma come? No, vabbè, dai, ragazzi. Chiudiamo con questo che era il livello di partenza. Vediamo se riesco a farlo decentemente. Minchia, in confronto con quello all'inizio era un gioco da ragazzi. Porca Eva. No, ma cazzo, ma hai sbagliato di qua, mi sa. Ma vaffanculo pure. Non fa una piega, zio. Mi servirebbe vincere. Grazie.
Perfetto. Va bene, ragazzi. L'episodio di oggi è più intelligente del solito, ma sarà la felpa. Sarà quello. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Cosa se vi è piaciuto, un commento e un mi piace. Anche ai vari social che, come vi ho detto, nella descrizione. Noi ci rivediamo al prossimo livello di Epis. Magari con un vestiario un po' più adeguato. Anzi, la prossima volta porto anche il cappello da coniglio, che fa sempre il suo effetto. Vabbè, bella, ragazzi.